Ci siamo? 3, 2, 1, here we go! Hola, burda, cari amici del canale Zucca, Pallovale Calici. Benvenuti a Pranzo con Zucca. Allora, in diversi mi avete chiesto cosa pensi dell'ultimo arrivato alle zebre, Josh Kaifa. E andiamo a vedere. Tanto mi presento, sono Zucca, come dico ai miei figli, il maggiore esperto di rugby italiano, millantando. E in realtà sono appassionato e anche un pochino esperto di rugby, nonché allenatore, e mi piace condividere con voi alcuni momenti della mia giornata libera parlando di rugby e in questo particolare momento utilizzando la mia pausa pranzo. Oggi cosa abbiamo? Che mia moglie, come dico sempre, dovrebbe farle i video perché cucina divinamente, della verza, delle verdurine, delle erbette, purè e l'onza. Insomma, abbiamo fatto ieri sera, buonissimo. Dunque, Josh Kaifa, neozelandese, quasi 32enne, flanker numero 8 più numero 8. Allora, le zebre si sono trovate a dover sopperire all'assenza di Jake Polledri. Io mi auguro per lui di no, ma credo carriera abbandoni il rugby di altissimo livello, di Andreani, Licata, adesso chiamato in nazionale, quindi hanno dovuto correre ai pari di qui a fine stagione e si sono interessati a Josh Kaifa di Auckland, giocatore non certo di prima fascia, neanche di seconda, forse di terza fascia, 31enne come detto. Per quello che mi riguarda, al netto che mi auguro che sia una piacevolissima sorpresa per le zebre, al netto del fatto che ci sono probabilmente vincoli di tesseramento, quello che è, scaduto o non scaduto, io credo che un ragazzone di 1,88 m, 1,90 m, poco più, poco meno, torna ai 100 kg, che faccia quel ruolo, lo puoi trovare anche dalle nostre parti, dandogli una speranza, dandogli l'opportunità di giocare a un livello più alto e magari ti può tornare comodo anche per la nazionale maggiore, dove i numeri 8 chiaramente scarseggiano. Affermazione che va presa molto con le molle, però alla fine anche lui un po' così, cannone, adesso infortunato, e adesso vediamo Licata, sicuramente mi perdoneranno gli estimatori di Arafi, però se lo sceglie fra Arafi e Licata, io preferisco Licata, perché comunque sia, mi piace di più, è pelo più giovane, vabbè, tutte queste cose qua. E onestamente non capisco la scelta appunto delle zebre di andare a parare su un profilo del genere. Diciamo che Josh Kaifa ha iniziato a giocare a 20 anni, giocava ancora in una categoria amatoriale, cioè giocava a Parramatta, è andato a Auckland, Hawke's Bay, cioè quindi non parliamo mai di Super Rugby, parliamo sempre di campionato neozelandese. È approdato a Moana Pacifica due stagioni fa, nel 2022, dove ha giocato 4 partite, vabbè, segnando 0, ma quello diciamo che è un dato abbastanza relativo, quindi non è come il calcio che le marcature sono fondamentali, però se un profilo del genere ha giocato solo 4 partite a 30 anni, ha giocato solo 4 partite nel Super Rugby, magari non è che sarà tutta questione di Dio. È vero che in Nuova Zelanda abbondano i talenti, abbonda tutto quanto, però se lo andiamo a prendere per portare in Italia, se dobbiamo fare una cosa del genere, almeno prendiamolo più giovane, lo teniamo qua 3 anni, poi lo buttiamo in prima squadra come abbiamo fatto con altra gente detta proprio fuori dai denti. Quindi la notizia fresca di ieri, non ho ancora avuto modo di andarla a approfondire, perché sicuramente ci sarà
un perché di questa scelta. Probabilmente sarà un perché probabilmente economico. Sappiamo benissimo che le zebre hanno un budget federale al quale devono attenersi, cioè Treviso, la signora squadra, ha anche la fortuna di avere un mecenate come Benetton che ci butta una buona parte di soldi e fa quello che gli pare, giustamente. Le zebre devono fare con quello che hanno. Qui si potrebbe aprire un capitolo, diciamo, enorme sulla dipartita di alcuni sponsor, ovviamente, che scianti, vabbè, c'è sta la politica che non ci interessa. Però, diciamo che questa mossa, questo inserimento di Joshua Ifa nella formazione delle zebre mi lascia alquanto spiazzato barra perplesso. Non tanto per diciamo, la qualità del giocatore non ha, è tutta da valutare nel campo, insomma, cioè adesso poi le squadre sono abbastanza ridimensionate per via del Six Nations, queste cose qua. Però dal punto di vista della lungimiranza poteva, a mio avviso, essere fatta una scelta differente. Niente, staremo a vedere come si svolgeranno, come andranno avanti le cose. Sicuramente è un prospetto che è un contratto che verrà chiuso a fine stagione per la URC. Probabilmente non c'erano i margini anche economici per fare, per cercare qualcheduno un pochino più, diciamo, con un pochino più di lungimiranza, perché comunque sia c'è da far quadrare il bilancio, tutte queste cose qui. Staremo a vedere come andranno avanti le cose. Voi comunque sia continuate a seguirmi e sponsorizzate con i vostri amici il mio canale, perché la gente mi segue, e ditemi sempre quello che pensate nei commenti, così possiamo avviare un'interazione. Vi ringrazio, continuo a mangiare. Alla burdel!